signori, signori, da quest'altra parte per Roberto Baggio. Roberto Baggio salta e segna Roberto Baggio al 42esimo del secondo tempo. Grande prova. Me lo ricordo benissimo. Era il Natale 1997 e avevo appena compiuto 8 anni. Avevo appena imparato come si facevano le divisioni in colonna, eppure avevo già una passione viscerale: i videogiochi. Quel Natale ho ricevuto un regalo speciale. Mamma mia quanto ci abbiamo giocato in quelle vacanze con i miei cugini, ma proprio tanto! E giocavamo entusiasti a quello che era il più bel gioco di calcio di tutti i tempi. Ma che giocone era FIFA 98? Una camionata di squadre club dal Real Madrid al Carichio Calcio. Tutte le nazionali di FIFA, e dico tutte. Dal Brasile di Ronaldo alla Liberia di UEA. Tutte le licenze, una grafica 3D credibile, ma soprattutto un gioco stra divertente. Dribblare in FIFA 98 era un po' come fare le combo Street Fighter. Si premevano combinazioni di tasti e i giocatori esplodevano in dribbling fenomenali. Quell'anno sentimmo per la prima volta questa cosa qua. EA Sports, it's in the game. Che ovviamente per noi era costantemente questo. EA Sports. Ma vaffanculo! Eh già, infatti quelle carogne degli EA Sports hanno introdotto solo recentemente la scritta It's in the game. Ah, e questo vuol dire! E tutto questo era! Non sarò bravo a giocare a calcio, ma... EA Sports, it's in the game. Capital E, capital A, capital Sports. It's in the game. Possiamo dire che FIFA 98 è stato il primo gioco della nuova generazione. Prima di FIFA 98, infatti, i giochi di calcio erano più o meno così. E beh, che ha che non va? A parte rari casi, è ovvio che i primi giochi di calcio erano piuttosto rudimentali. Sebbene anche divertenti, siamo tutti d'accordo che la prima cosa che deve fare un gioco è divertire. Si chiama gioco per questo. Tuttavia c'è un'enorme differenza fra quello che è un gioco di calcio e una simulazione di calcio. Ok. Questo qua è un gioco di calcio. Il mio scopo è eliminare gli altri giocatori? Per fare un esempio più calzante possiamo guardare i giochi di macchine. R-Factor, Gran Turismo, simulazione, gioco. Chi ha mai giocato questi racing game saprà benissimo che giocare a Gran Turismo porta divertimento. È un gioco prima ancora di essere una simulazione. Il suo scopo primario è divertire. Avete mai provato invece a farvi un giretto su R-Factor, ad esempio? Ammettetelo, la prima volta che lo avete preso in mano vi sarete piantati con la Fiat 500 sul primo guardrail della prima curva. E giù porchi su porchi su porchi su porchi. Videogame come R-Factor, infatti, o anche come GTR o iRacing, sono simulazioni prima che videogiochi. Per riuscire a divertirsi bisogna spenderci molte ore. Frustrazione è la parola d'ordine per le simulazioni. Perfetto, ora rapportate la stessa identica cosa ai giochi di calcio e potete capire quello che intendo. Il cambio è manuale automatico. Non è un gioco di guida, è un gioco di calcio. Niente cambio. E quando la EA Sports ha lanciato FIFA 98, si è distaccata completamente da tutti i suoi rivali, dato che FIFA 98 era il primo gioco di calcio a carattere simulativo. Anche graficamente, cioè basta notare la differenza abissale tra FIFA 98 e Sensible Soccer. E quello fu per EA Sports un anno d'oro, dato che mise a segno una doppietta formidabile. World Cup 98, signori, World Cup 98, cioè un concentrato di FIFA 98 elevato all'ennesima potenza. Hai sentito? Dodo Bugs ha detto che il miglior gioco di calcio di tutti i tempi, quello più divertente, è del 98. Sarebbe come se io dicessi che il miglior gioco di Bond è del 97. Le cose però sono destinate a cambiare in tempo breve, quando su PlayStation la signora Konami pubblica Ispro Evolution, seguito di Ispro 98. Calciatorini che sembravano vere e proprie checche, animazioni legnosissime, l'ombra dell'ombra della spettacolarità che c'era su FIFA. Si avevano a disposizione solamente una quarantina di squadre contro le millemila di FIFA. E come se non bastasse, dato che Konami non aveva nessuna licenza, dico proprio nessuna, in campo apparivano giocatori come Del Peiro, Battistita, Tatti e Zizan. Ma va bene così!
Is Pro Evolution era senza dubbio la migliore simulazione di calcio dell'epoca. Il divertimento non derivava dalla spettacolarità, come in FIFA, ma dalla gratificazione nell'aver compiuto manovre di gioco realistiche. Divertente un perde ciufoli. Tu Dado non ti puoi neanche immaginare quanto sono smadonnato sopra quel gioco. Goal! Sono stato bravo. Come la mia po'. In ogni caso, nei primi anni 2000, la sfida tra EA Sports e Konami ancora non esisteva, per un motivo molto semplice. Perché i giocatori PC potevano giocare solamente a FIFA, dato che Is Pro Evolution era un'esclusiva delle console. La svolta si ha nel 2003. Konami pubblica Pro Evolution Soccer 3 anche per PC. Ok, avanti il prossimo. Tu, quello secco. Ciao. Io sono FIFA, sono un gioco di calcio, ma anche un simulatore. Io sono FIFA 007. Stop, pessimo, avanti un altro. Vai, aria, ragazzo, aria. Questo è il motivo per cui preferisco PES. Dannazione. Giustamente Konami si rende conto dei due errori che aveva fatto fino a quel momento. Il primo era stato, ovviamente, rinunciare a quella fetta di mercato rappresentata dai giocatori PC. Il secondo errore è quel cacchio di nome, International Superstar Soccer Pro Evolution, ma porca miseria, 10.000 volte meglio il nome giapponese Wing Eleven. Anziché arrivare su PC con un nome assolutamente complesso che non avrebbe ricordato nessuno, tipo che cazzo ne so, International Superstar Soccer San Martino Campanaro Pro Evolution, giusto per sentirselo lungo voglio dire, hanno ripiegato sul più sintetico Pro Evolution Soccer. Che poi, sti cazzi, noi oggi lo chiamiamo direttamente PES, quindi siamo passati da International Superstar Soccer Pro Evolution a PES. Ma, vabbè, lasciamo stare. Ma scusa, ma come faccio a parare il rigore? Cioè, cosa sono, un veggente? Io come faccio a sapere dove tirerà quello stronzo? Pubblico e critica sono d'accordo. La migliore simulazione di calcio in quegli anni era Pro Evolution Soccer. FIFA rimaneva sempre un ottimo gioco, però era evidente il divario tecnico fra i due titoli. Pro Evolution Soccer 6, in particolare, credo sia stato il gioco di calcio che mi sia piaciuto di più, di sempre. Giocare la Master League partendo con una squadra di brocchi, cioè Ivarov, Minanda, Barota, Castolo, Gelnili, fino ad arrivare alla vittoria della Champions League. Un'esperienza che, mi dispiace dirlo, ma non è stata mai più riprodotta così bene, né in un FIFA né in un PES, mai. E poi un giorno, dal nulla, così, per sfizio, Konami decide di mettersi i bastoni fra le ruote da sola. Ma ovvio, troppo facile vincere semplice. Cambiamo tutto. Il gameplay di PES cambia completamente, cioè da gioco ragionato quale era, improntato verso la simulazione e al realismo, diventa invece frenetico, rapido, forse anche più divertente se vogliamo, però non è più lo stesso PES. Continua comunque sempre a conquistare milioni di fan, che però cominciano a rendersi conto che c'è qualcosa che non va nel loro amato PES. Power up giallo! Ah, il cartellino? Autunno 2006. Dopo anni e anni di dominio incontrastato di Konami, Electronic Arts decide di operare una vera e propria operazione di calciomercato, o videomercato, vabbè, chiamatela come vi pare. Fatto sta che il colosso americano decide di assumere e mettere a capo del progetto FIFA lui. Esatto, lui. Questa trollface appartiene infatti a David Rutter, o David Rutter, l'uomo che in pochi anni trasformerà FIFA nella più grande simulazione calcistica di sempre. L'operato del signor David infatti si vede fin da subito. Nell'autunno 2007 viene rilasciato per Xbox 360 e PS3 FIFA 2008, che per la prima volta riesce leggermente a scalfire il dominio di PES. Proprio il gioco giapponese, infatti, nell'edizione 2008, la prima che viene considerata veramente una versione next gen, cancella completamente i suoi obiettivi. E sulle console di nuova generazione porta una versione che di nuovo ha veramente, veramente poco, soprattutto graficamente. Pubblico a quadratini vi dice qualcosa? FIFA invece, con l'edizione 08, parte una vera e propria rivoluzione totale del gameplay. Dalla versione 2007, un arcade allo stato puro, si passa a un gioco totalmente diverso. FIFA 08 è infatti il primo passo verso la vera simulazione calcistica. Ancora molto acerba, certo, ma il potenziale si vede. Pochi gol a partita, ritmi molto molto più bassi e un senso di fisicità dei giocatori mai visto prima. Difese finalmente reattive con raddoppi di marcatura e passaggi non più telecomandati. L'edizione 2008 in ogni caso perde ancora il confronto con PES, che stravince in vendite, ma inizia a perdere quel vantaggio che lo aveva contraddistinto negli anni precedenti. La versione 2009 di FIFA vede un miglioramento generale, senza però portare vere modifiche degne di nota.
Miglioramento generale? Beh, non proprio. Con l'edizione 2009, infatti, Electronic Arts devasta totalmente la telecronaca di FIFA. Come? Semplice! In questo nuovo capitolo, il giocatore è costretto a assorbirsi ogni due frasi un inutile riferimento al Mondiale 2006. Gattuso è stato senz'altro il miglior giocatore italiano contro Luca Inani nei quarti di finale dell'ultimo Mondiale di Germania. Ed ora, amici, per l'angolo di Mai Dire Gol, chiediamo a Matteo Bini se preferisce FIFA o PES. No, no. Io non gioco né FIFA né PES. La mia scelta è Microprose Soccer, un gioco del 1988 in due dimensioni. Ma che gioco è? Alto. È bellissimo, soprattutto quando riusciamo ad attivare il bug che ci permette di far scappare il giocatore con la palla e l'incontro di calcio si trasforma in un match di kickboxing. Oddio, ma cos'è? Non è più soccer. Però è divertente. Eccolo, come tutti i giochi di Matteo Bini, voglio dire. Ti entra nella testa e non ti esce più. Fa tipo si è messo a cantare. Fermiamolo, fermiamolo in qualche modo. Abbattetelo. Spegni la corrente, Ciro, ti prego. Ancora che va avanti, tutta così in loop. Mi ricordo con mio padre quando facevamo le partite, i racconti ancestrali, mo. E a volte 45, non avevamo ancora capito come disattivare la musica di sotto. Forse perché non c'era. A te dovremmo disattivare. Ancora. Però è un gioco bellissimo, ve lo consiglio. Divertente, certo. Adesso penso sia gratis. Ci sarà un motivo dietro. Sì, ho giocato ovviamente roba più recente. Ho fatto FIFA 99 sul PC e FIFA 2001 per PlayStation 2. Bellissimo, recentissimi, nuovissimo proprio. Non sono recenti. Il sorpasso vero e proprio avviene a fine 2009 con FIFA 10. In questa edizione Electronic Arts fa le cose veramente in grande, introducendo il famigerato controllo a 360 gradi. Se prima infatti il movimento della levetta analogica sinistra era diviso semplicemente in 8 direzioni distinte, con FIFA 10 il raggio di movimento viene scaglionato in 360 parti, rendendo il controllo dei giocatori in un livello veramente mai visto prima, qualcosa di incredibile. È veramente il colpo del KO. Quell'anno FIFA supera, almeno su console, dato che su PC il gioco era ancora fermo alla versione PS2, mortacci tu Electronic Arts. In ogni caso, su console, FIFA supera per la prima volta PES, che in quegli anni con deboli tentativi continua a cercare di innovarsi, senza purtroppo avere un grande successo, proprio non innova praticamente nulla. Ma se faccio 5 gol di fila, ho la ricompensa uccisioni? I cani? L'unica grande innovazione di PES 2009 è la modalità di gioco diventa un mito. In questa modalità viene permesso al giocatore di impersonare uno ed un solo calciatore e di seguirlo nella sua carriera. Wow, una grande idea originale, vero? Sbagliato! Infatti già 10 anni prima, per PlayStation 1, signori, PS1, era disponibile libero grande, un solo giocatore. Comunque, bella idea tutto sommato, una ventata di freschezza. Tuttavia qualche anno dopo FIFA introdurrà la possibilità di giocare come portiere. Cioè, ma stiamo scherzando? Cioè, quando si gioca tra gli amici, il portiere non lo vuole fare nessuno e io gioco al PC e mi metto portiere. Prima giocatori, poi allenatori, poi portieri. Cioè, ho costantemente paura che in uno dei prossimi FIFA, tipo, ci mettono a fare gli arbitri. Papà l'americano! Ehi, tu, laggiù, numero 8. Espulso. Arbitro. DLC arbitro, 22 euro per un fischietto e un codice. Buffon, fuori dalle palle. Sì, te puoi buttare fuori tutti i giocatori che vuoi. Che senso ha? Sì, mamma, sto giocando. No, i vicini si sono lamentati dei rumori. Fuori i vicini. O tipo i telecronisti. Ed eccoci, signore e signori, siamo alla partita finale di questo torneo emozionante, carico di ricordi e speranze. Cioè, arrivato a sto punto, fateci fare direttamente le veline. Per questa scena? Oh! E cosa... Va bene, nudo, ma avevo una certa dignità. No, 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 signori, io questa non la faccio. No, 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 non riprendo, ma che... 2011, per quanto mi riguarda, l'anno sacro. Sono PCista, lo sapete benissimo, e finalmente Electronic Arts decide di portare la versione next gen di FIFA anche su PC. E purtroppo porta su PC la versione 2010.5. Yay, te lo ripeto. Ma vaffanculo! La versione per console invece vede l'introduzione del Personality Plus, vabbè, meglio che non mi esprimo su questa innovazione. L'edizione 2011 di FIFA infatti porta poche, veramente poche migliorie.
La vera e propria rivoluzione completa viene con l'edizione 2012, che arriva miracolosamente anche su PC. Signori, l'edizione 2012 è un vero e proprio boom di novità. Impact Engine, Tattica Defending, Precision Dribbling e... mamma mia come ho goduto Ultimate Team gratuito dal giorno del lancio. Ah beh, vita sociale, signori, è stato bello, ma addio. Dunque, non so voi, ma a me i nomi inglesi hanno sempre fatto girare molto gli Zebedei. Quindi cerchiamo di vedere un po' più precisamente di cosa si tratta. Il Tactical Defending è stata una vera e propria rivoluzione nel sistema difensivo di FIFA, che ha mandato completamente in pappa le abilità presi da anni e anni e anni di nerding delle edizioni precedenti. Con questo nuovo sistema difensivo, infatti, il giocatore posizionato in difesa, premendo il relativo tasto, non andava più a rushare il portatore di palla falciandolo, trucidandolo nei peggio modi, ma si piazzava semplicemente, come nella realtà fra l'altro, fra il giocatore e la porta, cercando di ostruire tutti i possibili canali di tiro verso la stessa. Una rivoluzione che ha fatto dire, ma perché non ci abbiamo pensato prima? Tutto un tratto, infatti, FIFA è diventato molto molto più reale, molto più lento, molto più ragionato, attendista in una sola parola. Con il Precision Dribbling, invece, Electronic Arts ha dato la possibilità a fenomeni come Ronaldo, Messi o Moscardelli di fare dei dribbling veramente pazzeschi nello stretto, scappando via anche al difensore centrale più arcigno di tutti. L'ultima grande modifica invece è stata l'Impact Engine. Sulla carta era stato annunciato come un sistema fisico che rendeva gli scontri fra giocatori non più gestiti da degli script, ma direttamente da un motore dedicato che avrebbe reso ogni scontro unico e assolutamente realistico. Sulla carta, però. Ogni nuova tecnologia, infatti, si sa, porta sempre qualche problemino. I primi mesi di gioco non furono propriamente perfetti. Vabbè, dai. Sono bastati alla fine solamente pochi mesi per risolvere questi problemi e rendere FIFA 12 la più grande simulazione calcistica di sempre. Ulteriormente perfezionata poi dal 13° capitolo, che rendeva molto molto più realistico il sistema dei passaggi con dei giocatori meno tecnici che si esibivano in vere e proprie papere quando gli arrivavano delle palle difficili da controllare. Ma scusami, come faccio a essere sicuro che il gioco non bari? Cioè, quando tiro il rigore, ad esempio, io dico una direzione, ma se magari lui cambiasse perché sa che il giocatore vuole tirare nell'altra, o seppure il giocatore nel gioco avesse deciso di tirare in una direzione e poi gli facesse cambiare idea all'ultimo perché ha visto che io voglio pigiare quel tasto? L'ultimo FIFA è davvero un gioco fenomenale, ma la domanda è... manca qualcosa? C'è qualcosa che si potrebbe inserire? Ci sono margini di miglioramento? Come? Vabbè, oltre a cercare di rendere il gioco sempre più simulativo e realistico, personalmente credo che in FIFA si potrebbe inserire ancora molta più varietà, con il calcio a 5 ad esempio. In fondo, giochi come Gran Turismo o Project Cars, pensiamoci, sono simulazioni e comprendono varie categorie di vetture, dalla Formula 1 alla Fiat 500. Perché in FIFA, che è una simulazione di calcio, deve esserci solamente il calcio a 11? Dopotutto il calcio indoor era presente nei primi FIFA, come FIFA 98, ed era anche fatto piuttosto bene. O magari aggiungere il beach soccer, magari con la possibilità di nascondersi sotto la sabbia però. Ad ogni modo, io sono contento, signori, sono contento! Sono contento che il gioco più bello del mondo sia presente anche nel mondo dei videogiochi. Sono contento che possiamo scegliere tra due ottimi giochi quali sono FIFA e PES. E in questo video non abbiamo parlato di tutti i giochi manageriali come PC Calcio, Scudetto e ovviamente Football Manager. Sono contento che giochi di questa tipologia escano ogni anno, perché sì, lo so che è sempre lo stesso gioco, ma è anche vero che ogni anno, quando aspetto il nuovo FIFA, il nuovo PES, mi danno la stessa sensazione di quando seguo il calciomercato, cioè le nuove rose, le nuove squadre. Chi vincerà quest'anno? Non sono quattro calci ad un pallone, signori. Il calcio è passione, è il brivido del gol all'ultimo, lo sfottò agli amici quando perdono il derby. I giochi di calcio ancora non sono perfetti, ma a noi sta bene così. Come mi stava bene quando avevo 8 anni e giocavo a FIFA 98. I videogiochi sono cambiati, il calcio è cambiato, io stesso sono cambiato. Ma la cosa che cerco in un gioco di calcio è sempre la stessa: l'emozione del gol.
Piera battere il calcio d'angolo. È iniziato il 14° minuto del supplementare. Va dentro il grosso. Materazzi non sta marcando. Cannavaro anche. È uscito Close, che era il marcatore di Cannavaro. Palla tagliata. Messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tecco, tiro, gol! Lo mette fuori Cannavaro, poi ancora insiste Podolski, Cannavaro, Cannavaro, dentro Trubiano Cozzotti, dentro il pallone per Girardino, Girardino lo può tenere anche vicino alla bandierina, cerca di uno contro uno, Girardino, dentro del Piero, del Piero, se pille due gialli di fila, no, niente kill streak, mi buttano fuori, ho capito.